Uomini e donne, il grande inganno. Il grande inganno era stato spiegato in questa opera, La stirpe del serpente, dove si parla del passaggio dal matriarcato al patriarcato. Il matriarcato è una cosa, il patriarcato è un'altra cosa. Però mi viene in mente questo titolo perché qua su questo pregiato settimanale. Questo pregiato settimanale, vedete, io donna, vedete quanto è bella. Nicole Kidman, a 20 anni inseguivo la carriera, oggi cerco l'equilibrio. Vedete, studiando, io sono qua al bal di cinesi di Volta Mantovana, e qua al bal di cinesi di Volta Mantovana arriva il Corriere della Sera con suo allegato, arriva la Gazzetta di Mantova, eccetera. Trovo questa pagina, quello che gli uomini non dicono, quello che le donne raccontano. Quello che gli uomini non dicono è a cura di Aldo Cazzullo. Aldo Cazzullo è un potente giornalista del Corriere della Sera. Io me lo ricordo Aldo Cazzullo perché ha scritto un libro intitolato La mia anima va ovunque tu sia. Poi ha scritto pure un altro libro intitolato Spegnete quel cellulare, perché non ha simpatia per i cellulari, Aldo Cazzullo. Ma questa non so chi sia, si chiama Antonella Baccaro. Antonella Baccaro, vedi? Che bello. Quello che gli uomini non dicono, quello che le donne raccontano. Beh, insomma, la cosa più bella comunque è la copertina, vedete che bella che è la copertina, guardate che meraviglia. Beh, allora, in patriarcato. Che sia chiaro, siamo in patriarcato, non siamo in matriarcato, va bene? La stirpe del serpente. In patriarcato valgono ciò che in patriarcato, relativamente agli uomini e alle donne, valgono ciò che dissero due grandissimi filosofi. Uno è Jean-Paul Sartre, che nella sua opera fondamentale intitolata L'essere e il nulla scrisse: così appare chiaro che amare è nella sua essenza il progetto di farsi amare. Cioè tu ti innamori di un'altra persona, però in effetti quello che tu vuoi è che l'altra persona ami te. Capito? Bella la frase di Jean-Paul Sartre, drammaticamente bella. Così appare chiaro che amare è, nella sua essenza, il progetto di farsi amare. Ed è un progetto destinato a naufragare, non so se mi spiego. Poi c'è l'altra affermazione dell'altro grandissimo filosofo, Arthur Schopenhauer, il quale scrisse, ma siamo in patriarcato, perché siamo in patriarcato, il quale scrisse Arthur Schopenhauer: la donna è una trappola della natura. Non si è mica fatta da sé la donna. È la natura che vuole che la donna faccia i bambini, perché se tu metti il tuo sperma dentro una donna, la donna ti fa i bambini, ti fa i bambini e tu dopo li devi mantenere usco al morto, i bambini, capito? È per questo che Arthur Schopenhauer diceva: la donna è una trappola della natura. Jean-Paul Sartre scrisse: così appare chiaro che amare è nella sua essenza il progetto di farsi amare. Ma ciò vale in patriarcato, perché il patriarcato nasce quando viene scoperta la funzione dello sperma, perché in matriarcato si pensava che le donne, i bambini, li facessero per conto loro, si dice per partenogenesi, come le donne hanno per conto loro le mestruazioni, così l'umanità pensava che le donne e i bambini li facessero per conto loro, che lo sperma fosse una secrezione qualsiasi, inutile, come la saliva, come l'urina, va bene. Ecco. E con la scoperta della funzione dello sperma si costruisce la proprietà privata, nasce il patriarcato. Nasce la famiglia monogamica patriarcale e ogni uomo
sa che lo sperma serve a qualcosa, serve per fare i bambini, e per cui ogni uomo vuole avere la sicurezza che quella certa donna i bambini lo fa col suo sperma, capito? Per cui la donna viene controllata, diventa prigioniera, cattiva. E poi piano piano diventa cattiva, perché è controllata, capito? È controllata la donna in patriarcato, in burca, la lapidazione se mette le corna, è super controllata, prigioniera. E nell'antica Roma il prigioniero era cattivo, cattivo, la prigioniera cattiva. In patriarcato il prigioniero per antonomasia è la donna, la quale essendo prigioniera diventa cattiva, cioè cattiva, è la stessa cosa. L'uccello in gabbia, se non canta per amor, canta per rabbia. Questi poveretti qua non le possono dire queste cose, capito? Questi poveretti qua non possono dire queste cose. Beh, insomma, quelli che ho fatto vedere prima, va bene, quelli che ho fatto vedere prima, va bene, non le possono dire queste cose. E qui in patriarcato, appunto, c'è l'orribile inganno, e uomini e donne non possono mai andare d'accordo, capito? Tranne il fugace momento nel quale stanno a letto e fanno certe cose, e dopo è lotta continua. Perché il progetto di farsi amare è destinato a naufragare. E allora stringendo, ogni donna per legittima difesa vuole farsi sposare, oppure vuol convivere, cioè, si deve creare un nido, va arredato, poi nasce un bambino, alcuni bambini, i bambini hanno fame, ogni donna cerca di farsi sposare, poi anche se non si sposa c'è la convivenza, ma se le cose vanno male ci pensano i magistrati a dire all'uomo paga per il bambino. Tante volte paga anche per lei, tre volte, però paga per i bambini. E capito? È legittima difesa da parte delle donne. E spesso avviene, spesso volentieri avviene che nel matrimonio, nella convivenza, e la donna spera tanto che suo marito o il suo compagno muoia, spera tanto. Per cui in un celebre video intitolato Che cosa vogliono le donne, dimostrai che la donna raggiunge la felicità solo quando resta vedova. Quando resta vedova e non è più cattiva, non è più prigioniera. Non solo se è sposata tira la liquidazione del marito defunto e anche la pensione di reversibilità, ma non ha più padroni. Non ha più padroni, uomini e donne, il grande inganno, cari amici, il grande inganno. Poi c'è anche il mio antichissimo video intitolato Fatti prete, sarai felice, perché i preti non si possono sposare, però se hanno dei sani istinti non si sposano, ma possono andare con le mogli degli altri, capito? Va bene, cari amici, qua mi fermo, cari amici. Ricordandovi che per fortuna la stirpe del serpente, che ora non c'è più, viene venduta all'asta su eBay, te la battono a 100, 150, 200 euro a copia. Presto viene di nuovo pubblicata in una versione migliorata da una ottima casa editrice, e conclude evidenziando che questa opera, la stirpe del serpente, dopo la mia morte diventerà la Bibbia dell'umanità. Ok, a tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni.